Ricostruire il senso di comunità attraverso la sinergia di cittadini e istituzioni. Questa è una delle priorità di Raimondo Cacciotto, ex consigliere regionale del centro-sinistra e ora candidato sindaco per la città di Alghero. Una volta che noi facciamo questo, allora possiamo realizzare tutte le altre cose, le opere pubbliche che sono ferme. Già dalla precedente consigliatura avevamo lasciato in eredità un numero di opere pubbliche straordinario e ebbene non ne hanno chiuso una, quindi chi oggi è il mio avversario politico ha grosse responsabilità, perché Forza Italia guidava quegli assessorati, l'assessorato ai lavori pubblici, l'assessorato al demanio, l'assessorato alle finanze e quindi noi ripartiamo da lì. Le opere pubbliche le realizzeremo, le chiuderemo tutte quelle che abbiamo lasciato in eredità. Il leader del Campo Largo ha messo subito in pratica il suo intento con l'iniziativa Voci della Città, condividendo con i cittadini il suo programma e dando loro la possibilità di esprimersi per stilare il programma da realizzare. Abbiamo voluto condividere con i cittadini il nostro programma per ricevere anche un riscontro e ulteriori sollecitazioni, perché ognuno vede la città con i propri occhi e quindi è importante cogliere anche gli aspetti che ciascuno può proporre. Quella di Cacciotto è una coalizione che va oltre il Campo Largo, avendo ricevuto il sostegno dei centristi. È un rapporto che non nasce negli ultimi giorni, prima della chiusura della presentazione delle liste, ma nasce nei 5 anni di opposizione che abbiamo fatto noi. Dall'altra parte c'erano alcuni oggi candidati consiglieri che erano in maggioranza, ma c'è sempre stato rispetto reciproco fra le persone. Noi abbiamo condotto un'opposizione molto costruttiva sui temi, sulle proposte, e questo ci è stato spesso riconosciuto in aula, anche da chi oggi sta dall'altra parte.